Hola a todos, mi nombre es Alejandro Tantañán y soy el autor del peso del mundo en las cosas. Trabajo que se estrenará ahora, muy brevemente, aquí en el Teatro Storchi, dependiendo del Emilio Romagna Teatro. Invitado por Claudio Longhi a formar parte de este proyecto que fue para mí súper importante en términos de sostenimiento. Estamos aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Todavía pasando un confinamiento, y fueron 2 meses o tres de trabajo muy intenso que me permitió vislumbrar una luz por fuera de todo esto que nos está pasando. Así que espero que podamos compartir y que ustedes disfruten profundamente de este trabajo. Agradecer a todos los miembros del teatro, a Claudio Longhi, su director, a Davide Carnevali, que fue quien tradujo este texto al italiano, para que ustedes lo puedan disfrutar, a ese elenco que entiendo está entusiasmado y va a hacer un trabajo extraordinario, y permitirnos pensar que más allá de todo esto que nos está pasando, existe una posibilidad de salida. Para mí también es muy conmovedor. Saber que el Teatro Storchi se reabre después del confinamiento con este espectáculo. Así que de alguna manera, y un poco también en función de lo que es la temporada y la idea de temporada que tiene Claudio y que tiene el teatro de manera editorial, de pensar qué nos pasa y cuáles son las formas de sostén y de poder atravesar este momento feliz. Nuevamente les digo, de compartir el peso del mundo en las cosas, un trabajo que fue un faro en esta oscuridad. Así que espero que esa luz también forme parte del horizonte de ustedes. Gracias por compartir esta ceremonia y sepamos que el teatro y el arte también son esenciales y son importantes para el sostenimiento de la humanidad. Gracias y que disfruten del peso del mundo en las cosas. Una volta c'era un mondo. Una volta ci fu mistero. Una volta c'era cielo e terra, ognuno al suo posto. Una volta c'era nel petto dell'uomo un cuore. Una volta c'era senso nelle parole. Una volta una pietra seppe fiorire. E una volta c'erano risate per superare tutto questo. Una volta l'umanità credette. E una volta la vita apparve con tutte le luminose allegrie del passato. Che siate tutti i benvenuti. Il mio nome è Delfina, medium di professione. Alcuni anni fa ricevetti la visita di Victor, un noto scrittore, assieme a suo figlio Carlos, uomo di scienza, accompagnato da Adele, moglie di Carlos e anche lei scrittrice. La figlia di Victor, Leopoldina, era morta annegata nelle acque dell'oceano e il suo corpo era stato ritrovato alcuni giorni più tardi, in uno stato difficile da descrivere. Questa tragedia fu un duro colpo per la famiglia. E Victor aveva la necessità di entrare in contatto con lei, capire quello che stava succedendo dall'altra parte, là, nel regno dei morti. Leopoldina riuscì a scendere qui
con noi. E la sua presenza si posò sopra l'anima della famiglia, portando, credo, un po' di pace. Ma qualche giorno fa, Vittorio è tornato da me per chiedermi aiuto, per trovare una risposta a quello che sta succedendo oggi. Io gli ho rivelato che qualche cosa di strano sta accadendo nel tunnel che collega il nostro mondo al mondo dei morti. Ed eccoci qui, tra passato e presente, per cercare di comprendere almeno un poco di tutto quello che sta accadendo. Per parecchio tempo era andato tutto bene. La natura tesseva pacificamente e con gran piacere le sue trame. Per quanto la riguardava, sarebbe potuta andare avanti così all'infinito. Ma tra gli uomini c'erano anche voci discordi. Nell'antica Grecia viveva un certo Democrito. Non sapendo una volta come trascorrere il proprio tempo, si mise in viaggio e trascorse poi in Egitto 7 lunghi anni. Nessuno sa che cosa avesse combinato laggiù e di chi avesse cercato la compagnia. Tornò con una teoria. Non c'è molto da dire del mondo. La cosa più importante al mondo sono gli atomi. Ne esiste un numero infinitamente grande che riempie in tal misura lo spazio che non resta nulla per il vuoto. Chi è che cosa siano questi atomi? È presto detto. Sono le forme più piccole, corpuscoli indivisibili, assolutamente uguali. Cosa renda diversi o faccia apparire diversi gli atomi dipende dalla velocità della loro caduta attraverso lo spazio. Infatti, cadendo, gli atomi si ammassano e si arriva così a questo nostro mondo, per quanto può essere visto, udito e toccato. Non sono miracoli, solo meccanica. Le scoperte di Democrito sfiorarono il mondo senza lasciar traccia. La natura, ignara di tutto com'era, si divertiva a tirare avanti con allegria infantile. Le piante continuavano a sprofondare le radici nel suolo e buttavano foglie sottili, fiori e germogli. Gli animali non erano da meno nella loro sognante esuberanza e mettevano al mondo piccoli su piccoli. Ogni essere viveva placidamente e ben provveduto. Sullo sfondo, però, l'inquietante Democrito stava appostato.